10 minuti, tanto è bastato per imbiancare le strade e i tetti, pur essendo il 13 di maggio. Il maltempo ha colpito la città di Arezzo alla vigilia dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia e la pioggia, a quanto pare, proseguirà anche nella giornata di domani, quando sull'Alpe di Poti si affronteranno i migliori scalatori e velocisti del panorama ciclistico mondiale. A dirla tutta, il maltempo che è accaduto ad Arezzo nel primo pomeriggio, con una violenta grandinata, ha imbiancato tutte le principali arterie cittadine, un evento che ha portato con sé alcuni disagi, sia alla circolazione che nelle abitazioni. Da segnalare ad esempio un blackout in alcuni condomini della zona di Via Fiorentina, dove l'elettricità è saltata a causa di un fulmine. Altre problematiche hanno riguardato gli automobilisti che hanno dovuto fronteggiare l'evento a bordo delle proprie autovetture. Allagate alcune strade, sia comunali che provinciali. I disagi maggiori si sono registrati in prossimità delle rotatorie di Montione, quella di Via Giotto e quella di Via Sette Ponti. Danneggiate anche le colture che in pochi secondi sono state sommerse dalla grandine e dall'acqua. Stando alle previsioni meteo dei prossimi giorni, la situazione non è destinata a migliorare. Secondo quanto previsto dal Consorzio Lamma, la giornata di domani porterà temporali in tutto il territorio provinciale, proprio nella giornata in cui Arezzo ospiterà l'arrivo del Giro d'Italia.